La sinagoga di Roma, la più antica d'Occidente, festeggia l'insediamento del nuovo rabbino maggiore. Dal cancello d'oro dietro l'altare sono usciti gli officianti. Intervenuti il sindaco di Roma e il vicepresidente della Camera, Martino, il generale Liuzzi. Dalla sala dove i nuovi nati vengono ricevuti nella religione ebraica, il capo spirituale e dottrinale della comunità ha raggiunto l'altare. Questa formula di investitura è pronunciata dal presidente della consulta rabbinica, che è anche il padre del nuovo rabbino, e ora lo abbraccia. Si apre l'Arca Santa, quella che il popolo israelita portò attraverso il deserto e adesso nelle sinagoghe custodisce i libri della legge. Gli ebrei si coprono gli occhi in segno di raccoglimento allorché viene ripetuta la loro professione di fede nell'unicità di Dio. La legge, la Torah, è composta dai primi 5 libri della Bibbia. Essi sono scritti su pergamene arrotolate in 2 cilindri, rivestiti di custodie preziose e sormontati da 2 corone. Nelle massime solennità vengono portati in corteo tra i fedeli, nelle braccia dei custodi del Tempio. Riposti i libri, il nuovo rabbino, dottor Toaf, recita la benedizione, alzando i fiocchi del manto, dove un filo di lana azzurra ricorda il patto di Dio col popolo dell'Antico Testamento.